Le fiabe lette da Accademia dei Sensi. Il lupo e la gru. C'era una volta un lupo feroce. Un giorno un ossicino d'agnello gli si conficcò in gola e da quel momento ebbe inizio il suo tormento. Non riusciva più a inghiottire nulla. Attese a lungo, sperando che il problema si risolvesse da solo. Poi, disperato, si decise di andare da una gru che aveva fama di saper guarire qualsiasi, ma proprio qualsiasi malattia. Madama gru, ho sentito parlare della vostra abilità. Vi prego, aiutatemi e vi prometto una bella ricompensa. La convinse il lupo. La gru, lusingata dai suoi complimenti, gli infilò il becco in gola e riuscì infine ad afferrare il fastidioso ossicino. Soddisfatta esclamò: «Ho svolto bene il mio compito! Ebbene, ora dimmi, quale sarà la mia ricompensa?» Il lupo la guardò cupo. «Osi chiedermi altra ricompensa? Non ti è bastato infilare la testa nella mia gola senza che io te la mozzassi?» La gru capì il pericolo corso e decise in cuor suo che, da quel giorno, avrebbe curato solamente malati incapaci di minacciarla.